Cari studenti, esimi colleghi e magnifico rettore, quest'anno accademico inizia sotto una luce strana. Siamo nel mezzo di un'epidemia battezzata Covid-19, determinata da un virus nuovo. È iniziata all'inizio del 2020, o in realtà alla fine dell'anno scorso, in una maniera subdola e aveva dato l'impressione che potessimo dominarla, cavarcela con poche migliaia di casi e qualche centinaio di decessi. Invece la realtà è ben diversa. Al momento abbiamo raggiunto, superato i 30 milioni di casi, tutti i paesi del mondo sono coinvolti e abbiamo raggiunto quasi il milione di decessi. Questo virus nuovo che è emerso alla fine dell'anno scorso in Cina e ha fatto rapidissimamente il giro del mondo ha mostrato la fragilità a livello planetario, come è stata così stigmatizzata nel discorso all'Unione della presidentessa Ursula von der Leyen. Sono cambiati molti aspetti della vita umana e sono cambiati in maniera irreversibile. E per dirla con le parole di un altro esimio, il Papa Francesco, l'unica importanza è che questa crisi possa portarci a non sprecare l'esperienza. Sprecare l'esperienza vuol dire non fare tesoro di quello che abbiamo imparato. Questa è un'epidemia nuova, è un virus nuovo, ha messo in crisi sistemi diagnostici, medici, l'economia, la scuola, la politica. Cerchiamo di capire quali sono gli aspetti scientifici che sono più consoni al mio ruolo, che possono in qualche modo rappresentare il valore aggiunto e il guadagno che noi facciamo, che si metta a tesoro per affrontare le prossime epidemie. Innanzitutto, i progressi tecnologici che abbiamo fatto. Quello che è successo durante questa epidemia non ha precedenti. Abbiamo isolato il virus, l'abbiamo identificato, l'abbiamo sequenziato, caratterizzato, messo a punto metodi diagnostici in tempi assolutamente da record. E questo grazie al fatto che nel corso degli anni abbiamo sviluppato nuove tecnologie e abbiamo capito che non si può combattere un nuovo mostro senza mettere a fattore comune l'esperienza, le risorse, le conoscenze e in poche parole tutto quello che è il patrimonio guadagnato finora. Per quanto riguarda il mondo della comunicazione, abbiamo visto che la comunicazione scientifica ha avuto un'esplosione mai sperimentata finora. A oggi, e siamo a 9 mesi dall'inizio dell'allarme, abbiamo più di 50.000 lavori scientifici censiti in PubMed, ma di più, la comunicazione corre in tempo reale, sono disponibili almeno il doppio o anche più di segnalazioni di studi che anche sono in fase preliminare. Questo vuol dire che si condivide in tempo reale l'informazione, ma non è solo l'informazione che viene condivisa. Il nuovo modello di approccio allo studio fa sì che si mettano insieme le conoscenze che vengono da vari ambiti. Gli ambiti sono quello virologico, quello epidemiologico, quello patogenetico, quello molecolare. In tempo record questa epidemia ci ha mostrato che è possibile identificare la causa di un virus, di un'epidemia emergente, caratterizzare totalmente il genoma del virus, caratterizzare molti meccanismi patogenetici, capire che la patogenesi è diversa da quello che ci aspettavamo. Infatti, i metodi diagnostici che sono i metodi di studio che sono stati sviluppati e che hanno si sono giovati delle recenti acquisizioni in ambito tecnologico, non ultimo la possibilità di sequenziamenti ad alta processività. I dati che sono oggi disponibili di sequenza del virus SARS-CoV-2 sono più di 100.000, sono tutti a disposizione della comunità scientifica e sono depositati su una piattaforma che è nata una decina di anni fa a seguito della pandemia influenzale del 2009 e che ha finora collezionato i genomi di virus responsabili di epidemie quali chikungunya, Zika, West Nile, Ebola. Anche i progressi dell'informatica hanno fatto sì che si possano assaggiare e valutare moli di dati prima finora inesplorate, quindi di fare modelli di malattie, capire meccanismi patogenetici e arrivare a capire quello che
è un modello di malattia che ha messo in crisi tutto quanto fino adesso avevamo appreso dai vecchi studi sulle malattie, e parlo in particolare delle malattie virali. Infatti la risposta dell'ospite a questo virus è una risposta abbastanza imprevedibile, a partire dai marcatori più banali che servono a seguire l'infezione, ad esempio lo sviluppo dell'immunità. Si è visto che ad esempio il classico canone delle IgM prima delle IgG per questo virus non è vero, e quindi va adattato a questo nuovo paradigma quello che è l'evoluzione e l'interpretazione dei sistemi diagnostici. Anche la condivisione dei dati è importante, e la capacità di analisi. È nata una nuova scienza, questa infezione che per molti aspetti ha sfidato i concetti canonici di patogenesi, di epidemiologia, ha fatto sì che vengano fatti dei nuovi modelli, che venga studiato in un tutt'uno l'evoluzione del virus, la risposta dell'organismo, la produzione di anticorpi, la produzione di cellule immuni capaci di rispondere agli stimoli antigenici. Ma non solo questo, c'è un altro concetto importante, è il concetto del one world. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che l'essere umano è un elemento di un sistema, di un mondo in cui ci sono animali, microrganismi, l'ambiente ha il suo ruolo, le modificazioni, le comunicazioni, tutto concorre a definire una situazione. E abbiamo visto come il virus originato da un animale e trasmesso all'uomo sia poi diventato capace di trasmettersi da uomo a uomo, e dal punto di origine si è trasmesso in altri paesi, interessando oggi praticamente tutti i paesi del mondo, e questo è avvenuto nel giro di poche settimane. Questo perché il movimento degli uomini, quindi i cambiamenti sociali, hanno avuto un ruolo cruciale. Non dimentichiamo che nel XIV secolo il modello di cammino dell'epidemia di peste nera ci ha messo 10 anni per raggiungere l'Europa, facendo un numero di vittime molto elevato, circa 20-25 milioni di vittime. Oggi questa rapidità di spostamento fa sì che noi oggi un virus che emerge in un paese remoto, che diventa capace di trasmettersi in maniera epidemica, diffusiva, raggiunge tutta la comunità umana, raggiunge dimensioni planetarie. La situazione che oggi stiamo vivendo mette in luce che la maggior parte dei nuovi virus viene dal mondo animale, per cui non è pensabile che il mondo umano studi i virus umani, il mondo animale studi il virus animale. Bisogna mettere insieme, perché soltanto mettendo insieme quello che si sa dei virus animali, quello che si sa dei virus umani, dei meccanismi di patogenesi, di trasmissione, i meccanismi epidemiologici, si potrà raggiungere a tracciare, a fare una previsione, a immaginare degli scenari verso i quali dobbiamo essere più preparati. Un altro concetto che è emerso chiaramente è One World. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo parte di un sistema nel quale vi è il mondo, l'ambiente, gli animali, i virus, gli altri microrganismi, le modificazioni sociali e tutto quello che influenza le interrelazioni fra tutti questi componenti. Quindi la biologia umana, la medicina umana, non è una scienza fine a se stessa, è una scienza che si deve confrontare con il mondo veterinario, con l'ambiente, con il mondo che soprassiede ai problemi alimentari, ai problemi agricoli, alla produzione. E non solo, l'altra cosa importante è che ciascun paese, ciascun luogo del mondo è parte di un sistema globale con il quale è connesso in tempo brevissimo. Mentre nel XIV secolo l'epidemia di peste nera, originato in Estremo Oriente, ha impiegato anni, 5-10 anni per raggiungere l'Europa, dove ha fatto più di 20 milioni di morti. Oggi la nuova epidemia, nata in Cina, nel giro di poche settimane ha fatto il giro del mondo. Oggi interessa tutti i paesi del mondo. Non esiste un paese che non riporti casi. Gli unici che sono esenti sono quelli dove, per problemi legati alla povertà e alla non disponibilità di risorse, non si cercano.
Allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo pensare a una medicina, anche tutto il sistema di formazione va riorientato per tener conto del fatto che non esiste l'Italia, non esiste l'Europa, ma siamo un paese in mezzo a altri paesi. I paesi in sviluppo sono un target importante in cui la formazione deve essere orientata a produrre professionalità in grado di affrontare i problemi della salute, i problemi legati alle epidemie e ad altre emergenze sanitarie anche nel resto del mondo. Questo vuol dire che la cultura della scienza, ma la cultura anche della formazione, deve essere proiettata agli altri paesi, deve essere proiettata ai paesi che possono essere profondamente colpiti. E questo è un aspetto che rileva, sottolinea l'importanza di una formazione anche a livello universitario che sia appunto proiettata verso questi paesi che sono bisognosi di intervento, di avere personalità e professionalità adeguate alla risposta alle minacce, e in questo ovviamente è l'assist per riconoscere il ruolo delle nuove università, in particolare dell'Università Unicamillus, che appunto si pone l'idea di formare professionalità che non sono chiuse in se stesse ma che sono orientate al mondo. I nostri studenti andranno fuori, porteranno nel mondo quello che hanno imparato nel corso dei loro studi. Questo è l'augurio che facciamo nell'apertura di quest'anno accademico.